Buonasera, grazie e benvenuti. Io soltanto un brevissimo saluto e ringraziamento a Claudio Zambianchi e alla sua cattedra di storia dell'arte contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza di Roma, che ha accettato di curare per noi questa rassegna di incontri con i protagonisti degli anni 70. Grazie e buon pomeriggio. Buonasera e buon anno a tutti. È un primo giorno di scuola, un giorno o l'altro ci abitueremo a non essere emozionati al primo giorno di scuola, diventeremo blasé, ma non lo siamo. Siamo tutti molto emozionati qui dentro per l'incontro con Salvo, con cui si apre un ciclo di incontri con gli artisti protagonisti della vicenda degli anni 70. Qui si aggiungono due critici, Alberto Boatto e Tommaso Trini, e un gallerista e organizzatore di cultura, Fabio Sargentini, oltre ad Achille Bonito Oliva, che ha parlato poco prima delle feste. Sono incontri che ho organizzato di concerto con Daniela Lancioni in compagnia di Raffaella Perni, Ilaria Schiaffini. In particolare su uno degli incontri mi aiuterà anche Carlotta Silo Scalò. La specificità di questo tipologia di incontri è che in realtà non sono condotti tanto da noi, diciamo, più parrucconi, no? Ma anche se i capelli non ci sono, ma diciamo metaforicamente parrucconi, che abbiamo così una funzione di coordinamento essenzialmente, ma dalle studentesse e dagli studenti dei corsi di laurea magistrale di Storia dell'Arte e della Sapienza, secondo un sistema. Un glorioso sistema sperimentato con Daniela Lancioni, assieme anche a Silvia Bordini e a Pietro Montani a Tor Bella Monaca, dove in ormai più di 10 anni fa venivano invitati gli artisti a lavorare in uno spazio, poi si incontravano gli artisti, si organizzavano. Nel caso in cui fu invitato David Tremlett, si sono organizzati degli incontri con degli artisti che parlavano del loro rapporto con la parete, eccetera. Ed era più o meno questo sistema che funzionava, cioè degli studenti e delle studentesse si preparavano, rivolgevano delle domande all'artista sulla base di una motivazione sincera, no? Che è quella delle studentesse e degli studenti di voler conoscere di persona un artista, di voler sapere che cosa gli passa per la testa, perché ha fatto una certa scelta piuttosto che un'altra, eccetera. Cominciamo con Salvo, che è l'unico fra gli artisti invitati che non risiede a Roma, ma a Torino, dove si è trasferito all'età di 8 anni dalla Sicilia, dove è nato nel 1947. Salvo ha avuto quindi l'amabilità di aderire all'iniziativa, di essere il primo, il che ha comportato un viaggio lungo, ripagato, speriamo, dalla visione della mostra, in particolare delle sue due opere. Ci sono due opere importanti di Salvo in mostra. L'autoritratto come Raffaello e i giganti fulminati da Giove, rispettivamente del 1970 e del 1977. Il primo è una fotografia in cui la pittura viene evocata nella sua storia più illustre, ma non messa in atto nelle sue pratiche di mestiere. E poi un grande quadro dipinto invece di storia, perché Salvo è attento e consapevole della gerarchia storica dei generi, un dipinto mitologico eseguito con una pittura magra, fredda, che guarda la storia dell'arte e non alla natura. Salvo è il primo artista dell'avanguardia italiana a riprendere in mano i pennelli, in questo modo inizialmente distaccato, cerebrale, se volete. Dei perché di questa scelta così coraggiosa al tempo ci dirà l'artista che preferisce, piuttosto che offrirci una esposizione del suo lavoro, essere sollecitato da domande che questa sera gli rivolgeranno Elisa Genovesi, Eleonora Milani e Martina Rossi, a cui lascio la parola per una breve introduzione sul lavoro dell'artista. Prego. Allora, Salvatore Mangioni, in arte Salvo, nasce a Leonforte, in Sicilia, nel 1947. A 8 anni si trasferisce con la famiglia a Torino, dove tuttora vive e opera. Nel
Fin da bambino manifesta talento artistico e una particolare propensione per il genere del ritratto, tanto che a 16 anni espone per la prima volta il disegno di una testa di vecchio, tratta da Leonardo, alla 121esima esposizione della Società Promotrice delle Belle Arti. Molto interessa ad è stato lui la prima grande mostra italiana di Francis Bacon alla GAM di Torino nel 1962. Il 1968 è l'anno del suo impegno politico, al fianco degli operai Fiat e del movimento studentesco a Parigi, dove soggiorna fra il settembre e il dicembre. Rientrato a Torino inizia a frequentare Alighiero Boetti e gli artisti dell'ambito poverista, che trovano un punto di riferimento nella galleria Gian Enzo Sperone. Qui egli comincia ad esporre nel 1970, a soli 23 anni, con la serie fotografica dei 12 autoritratti, fotomontaggi dal sottinteso politico, in cui sostituisce il proprio volto a personaggi tipo tratti da quotidiani, e con la serie dei quaderni, iniziata nel 1969 e conclusasi nel 1972. Lavori di riscrittura dei testi del passato in cui sostituisce il proprio nome a quello del protagonista. In questa procedura è fondamentale non soltanto la scelta del testo, ma l'assunzione consapevole di una grafia che si adatta alla natura del libro riscritto. Cosicché Simbad il marinaio, divenuto Salvo il marinaio, viene riscritto su quaderni di seconda elementare, simulando una grafia infantile. Da entrambe le serie esposte ha inizio un processo di assunzione di identità altre e di affermazione, oltre che dell'io, dell'egli. Questa riflessione sul tema dell'identità conduce Salvo a confrontarsi con il proprio nome, per citare Renato Barilli, un autoritratto ridotto all'osso, che compare di fatti in Eneona e in Etricolore. La parola di nuovo utilizzata, perentoriamente e tautologicamente, nella serie delle lapidi, prodotte dal 1970 al 1972. Su lastre di marmo vengono incise da maestranze parole o frasi come «idiota», «io sono il migliore, amare me». Selezioni tratte da testi antichi o liste di personaggi illustri della storia, in cui compare al termine il suo nome, delineando così una sua personale mitografia. Questo è il caso di Lapide, del 1971, in cui risulta evidente il processo mentale di selezione, presente fin dall'inizio in Salvo, e che qui viene esplicitato attraverso la chiarezza classica del carattere inciso sul marmo. L'uso concettuale del linguaggio si combina con il valore storico del materiale, lasciando intuire quello che sarà il ruolo costante della storia nella sua opera. In questo periodo, la riflessione sull'identità di artista viene condotta da Salvo attraverso l'uso di medium diversi, fra cui la fotografia. Da fotomontaggi egli passa a farsi fotografare in pose in cui è il gesto simbolico a stabilire il valore identitario, come nella Benedizione di Lucerna del 1970. Qui la pratica si carica di ironia. Gli elementi tradizionali, quali la reura e l'atto benedicente, vengono trasposti su un piano concettuale attraverso il raffreddamento consentito dalla fotografia, mezzo che permette un cauto avvicinamento a un motivo iconografico tradizionalmente pittorico, che non sarebbe stato possibile altrimenti in quegli anni. Chiude il 1970 la prima mostra milanese di Salvo, nella Galleria di François Lambert. Sull'invito ha riprodotto l'autoritratto come Raffaello. L'opera sarà poi esposta nel 1973, in dimensione di quadro, nella Galleria Sperone, che nel frattempo si era trasferita a Roma. Questo autoritratto innesca snodi teorici fondamentali, che costituiscono la prima fase di una riflessione sulla storia dell'arte e soprattutto sulla pittura, una riflessione del mezzo senza mezzo. Nel 1971 il noto artista concettuale americano Robert Barry para con entusiasmo dell'arte di Salvo al gallerista tedesco Paul Menz. Inizia così un lungo rapporto di amicizia e collaborazione professionale che si protrarrà fino alla cessata attività del mercante nel 1990. Nel giugno del 1971 Menz presenta presso la sua galleria di Colonia una personale di Salvo che riscuote grande successo. Il 1971 Zeman lo include fra i partecipanti alla Documenta 5 di Kassel. Nello stesso anno nella galleria newyorkese di John Weber si tiene la sua ultima esposizione di opere concettuali. In questo momento, difatti, l'interesse di Salvo si rivolge all'uso della tecnica grafica, attraverso la quale si avvicina progressivamente a quella che sarà la sua rivoluzione. Il 1973 è l'anno della coraggiosa svolta. Salvo è stato il primo artista in Italia a recuperare i mezzi della pittura, in un momento in cui quest'ultima era sentita come una forma culturale esaurita e inservibile. Il primo a trasferire nel pittorico le stanze del concettuale, facendo del concetto il soggetto della pittura. Salvo riprende opere del passato, in particolare di pittori del 400 e del 500 italiano, fra cui Cosmettura, Carpaccio, Il Greco e soprattutto Raffaello. Egli sceglie nello specifico i motivi iconografici dei santi eroi, quali San Giorgio il Drago, San Martino il Povero e l'Arcangelo Michele. Non si tratta di copie, in questi dipinti di fatti Salvo si raffigura nelle vesti dei protagonisti dell'azione, creando dei tapré che sono veri e propri autoritratti, in linea con le sperimentazioni fotografiche precedenti.
A partire da questi, egli accorpa la figura dell'artista a quella dell'eroe e del santo, approdando così a una mitologia dell'artista come demiurgo. Riprendendo in mano i mezzi e temi pittorici, Salvo giunge a un secondo momento della sua riflessione sulla pittura, riflessione sul mezzo attraverso il mezzo. Qui l'istanza concettuale viene esplicitata dalla pratica logica del fare. Quella di Salvo è una ripresa selettiva e consapevole, concettuale in quanto ripresa storica, ma non filologica, di un immaginario da cui l'artista preleva, e concettuale perché Salvo, attraverso la semplificazione degli schemi iconografici, una stesura piatta e un uso alterato delle cromie e l'inserimento del suo ritratto, ricorre a quelle che Barilli definisce precauzioni stranianti, che rendono chiara la dimensione mentale della sua ripresa. Questi d'après, esposti nel dicembre del 1971 presso la Galleria di Franco Toselli a Milano, suscitano grande scandalo e reazioni, anche molto dure. È da qui che Salvo ha sentito il bisogno, in occasione della mostra Project 74 a Colonia, di esplicitare il suo progetto. Egli rifiuta di esporre quegli altri artisti alla Costale, sede ufficiale della mostra, preferendo piuttosto il Warhof Richard Museum. In questa sede Salvo allestisce il San Martino del Povero, a fianco alla sua diretta fonte, il San Martino del Greco. Nella stessa sala sono presenti altri capolavori di artisti del passato, uno per secolo, da lui scelti: Simone Martini, Stefan Lochner, Lucas Cranach vecchio, Rembrandt, François Boucher e Cézanne. Salvo rappresenta il Novecento. Questa operazione ha una valenza di dichiarare, attraverso la dimensione installativa, l'intento concettuale che si sottende l'intera serie dei d'après. Le opere del passato, in tal modo, esplicitano il loro ruolo di icone simboliche e paradigmi culturali. Tutta l'arte del passato diventa concettuale e presente. Con Project 74 assume una dimensione installativa all'idea di museo immaginario, un bacino personale di riferimenti sedimentati nel corso dell'esperienza, a cui l'artista liberamente attinge, modo di concepire la storia che ora si manifesta per immagini. Laddove precedentemente, nella sequenza di nomi illustri nelle serie delle lapidi, bastava la teologia della parola. Nell'ottobre del 1974 si tiene a Milano, presso lo studio Marconi, la mostra La ripetizione differente, collettiva di artisti italiani e internazionali, a cura di Renato Barilli. Con questo ossimoro, il critico indica un meccanismo ricorrente nell'opera di Salvo. La ripetizione dell'arte del passato viene da lui sottoposta a uno straniamento, che ce la restituisce come qualcosa di nuovo e diverso, in un continuo gioco fra passato e futuro. Nel 1975 Salvo realizza la serie dell'Italia e delle Sicilie, dipinti in quel suo nome associato a quello degli artisti e delle letterati del passato, legati a questi luoghi. I nomi sono combinati a forme riconoscibili, come quella della sua regione e della penisola. Questi lavori sono una sorta di mediazione fra l'uso della pittura e l'utilizzo di segni concettuali. Alla Biennale di Venezia del 1976, Tommaso Trini invita Salvo, il quale vi espone Il trionfo di San Giorgio, una tela di 7 metri di lunghezza ispirata all'opera di Vittore Carpaccio. Salvo continua a confrontarsi con i d'après, ma la pittura come atto mentale subisce uno slittamento tematico. L'iconografia religiosa lascia il testimone alla mitologia, in particolare eroica, e all'archeologia. Testimonia questo nuovo sviluppo la tela monumentale, i giganti fulminati da Giove, qui esposta, che anticipa l'ampia produzione mitologica del 1978. Risale a questi anni la serie delle rovine, primo innesto di una pittura di luoghi che si impone, gradualmente fino ad oggi, come interesse vivo e principale di Salvo. La sua è una pittura di memoria e immaginazione, non dipinge mai dal vero. Ciò viene messo in chiaro già a partire dalla sua prima rovina, del 1975, attraverso l'inserimento di una didascalia tratta dal libro, che ne segnala la fonte. La contestazione del plein air, tecnica per sua natura immediata, si ritrova confermata e argomentata nel suo trattato sulla pittura, Imitazioni di Wittgenstein, scritta da Salvo nel 1980 e ripubblicata in varie lingue nel 1989, dove l'artista afferma: tutto finisce studio, tutto finisce nel fitto della memoria. Nel 1980 Barilli inserisce l'opera di Salvo nell'importante collettiva, 10 anni dopo, I Nuovi Nuovi, allestita presso la Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna, riconoscendo all'artista un ruolo di riferimento per una nuova generazione di pittori. Il suo nome sarà accostato a quello dei Nuovi Nuovi in più occasioni espositive, fra cui le mostre newyorkese ospitate dalla Hollo Solomon Gallery. A partire dagli anni Ottanta, Salvo lavora sempre più specificamente sul tema del paesaggio. Possiamo ricordare le serie Le Ottomanie, Interni con funzioni straordinarie, Le stazioni, I villaggi di montagna. Attraverso la geometrizzazione delle forme, i toni cromatici antinaturalistici e l'attenta resa della luce, egli giunge a un immaginario delle aree. Ritorna allo stesso meccanismo della memoria, che filtra e che seleziona, dando vita a un altrove fuori dal tempo e dalla contingenza. Salvo così spiega nel suo trattato:
C'è sempre una restrizione dei dati memoriali. Voglio dire che la memoria seleziona, sceglie i valori essenziali sui quali si costruirà il futuro. Possiamo andare? Potremmo andare via adesso, no? Vogliamo iniziare dall'origine, dalla sua formazione. Come è approdato Salvo alla pittura? Ma è stata colpa dei miei maestri di a disegnare. Funziona? Sì. Dicevano che ero bravo e io ho finito per crederci. E quindi ho continuato a fare delle cose. Anzi, a un certo punto mi sono sentito anche bravo, perché mi dicevano, ah, ma come sei bravo, come disegni bene. Poi vabbè, la vita, succedono delle cose, e poi a un certo momento mi sono trovato a riflettere su come riuscire ad avere un reddito. E cioè, che lavoro fare, come guadagnarmi la giornata. E mi sono ricordato che ero capace a dipingere. E allora ho provato e devo dire che è andato tutto bene. È stato piuttosto facile. Evidentemente i miei rivali, quelli che fanno quel lavoro, diciamo, non mi hanno creato tante difficoltà. È successo così. Ho cominciato a interessarmi della pittura e quando ti interessa qualcosa cominci a guardare. Allora guardi gli altri quadri, vai nei musei, guardi i libri, guardi i quadri e poi provi a fare anche tu un quadro e così via. Ecco, succede così. A me è successo così. Lei si è trasferito da bambina? Sì, sì, perché è così. Cioè, era un periodo in cui c'era l'immigrazione e diciamo che le famiglie che avevano delle difficoltà economiche andavano tutte a nord, dal sud, dal Veneto. E la mia famiglia ha fatto la stessa cosa, quindi mi sono trovato da bambino ad andare a nord, sì. E per lei cosa ha significato la città di Torino? Bah, dipende, quando? Subito? Dopo? Nel periodo della sua formazione. Ma per me era una città grande, più del paese dove prima stavo, diciamo, non saprei. Era una grande città. Anzi, devo dire che ho avuto dei problemi perché quando sono entrato per la prima volta a scuola ho sbagliato l'aula. E a un certo momento questo maestro mi fa, ma insomma chi ti ha mandato qui? E io non mi ricordavo se bisognava dire il bidello o il bidone. E allora sono diventato rosso, questo insiste, fa, insomma chi ti ha mandato qui? E io dico il bidone. E da allora per diversi mesi il bidone, ecco. Ho avuto un po' di difficoltà anche sulla lingua inizialmente. Però poi tutto si supera, insomma. E poi man mano, se lei mi chiede che cosa ha significato per me la città quando ho cominciato a dipingere, o prima? No, prima. Prima quello, il bidone. E durante? E quando ho cominciato a dipingere? Quando ho cominciato a dipingere, io ho cominciato presto, avevo 13-14 anni, e quindi non era facile a quell'età, diciamo così, riuscire ad entrare in una galleria, ad avere dei collezionisti, era piuttosto improbabile. E ci ho provato e insomma, poi ho fatto qualcosa, qualche mostra, solite cose. Come entra in contatto con l'ambito di ricerca più avanzato allora a Torino? Cioè gli artisti, sì. E beh, perché le dirò che intorno al 68-69 c'era l'abitudine era venuta una moda, quella di fumare hashish. Si può dire perché non è più reato, no? Ormai sono passati tanti anni. E questa cosa qui si trovava in una piazza che si chiama Piazza Carlo Alberto.
e in piazza Carlo Alberto era venuta anche la galleria di Sperone. E quindi, come dire, io vedevo la galleria, vedevo le cose, erano piuttosto interessanti. E poi così ho stretto anche amicizia con qualcuno e poi ho ripreso a fare anch'io delle cose, però in un'altra, diciamo, ottica. Era vietato dipingere per entrare nella galleria Sperone. Cioè, tutto si poteva fare, ma veramente tutto. Anche fare il bisogno in galleria, secondo me, era possibile. Però non dipingere. E quindi il gioco era di riuscire a trovare qualcosa che funzionasse, non con i mezzi della pittura, non con i colori, con altro. E quindi bisognava usare gli altri materiali, la fotografia, eccetera, eccetera, eccetera. Lei era legato da un rapporto d'amicizia con Boetti, anche collaborato insieme? No, collaborare no, mai. Non esiste l'idea della collaborazione tra artisti, io non riesco a capire come... C'è una certa privacy riguardo al lavoro, anche fra due amici. Dietro il quadro, diceva il macchiaiolo Abbati, Peppino Abbati, quello che ha perso un occhio per il cane che gliel'ha mangiato, credo, o la malaria. E dietro i quadri ci sono i principi, e quelli, anche se sei amico, non puoi collaborare a fare un'opera, a meno che non dici, io ne faccio metà, tu fai l'altra metà, perché ci hanno pagato per quello. Non esiste l'idea di collaborazione, cioè o uno è, che ne so, lavora per, oppure se lavori per te. Massimo può esserci un, diciamo, un interesse che non si sa come poi si manifesta, con la simpatia ed altro, o un disinteresse che si manifesta col disinteresse. Ci potrebbe parlare del suo uso del mezzo fotografico negli anni 70? Potrebbe implicare una messa in causa della pittura in senso non auratico? Allora, il senso non auratico è un'espressione che sinceramente io non la sento tutti i giorni. Comunque, capisco cosa vuol dire, mi va bene. Ma no, come ho detto un momento fa, si trattava di non usare la pittura in quel periodo lì. Era veramente una cosa, perché anche il pubblico, diciamo, quelli che andavano a vedere la galleria e che magari compravano anche delle cose, erano interessati al fatto che non ci fossero dei quadri. Cioè, finalmente, dopo questa serie di quadri insopportabili, c'era qualcuno che faceva altro, che metteva qualsiasi cosa, una sedia, una lampada. Quindi la fotografia veniva usata come un mezzo che era un po' una sorta di equivoco anche, perché voglio dire, in realtà tutti usavano dei mezzi che non erano quelli della pittura, ma tutti sognavano di essere nel museo, comunque, con le loro non pitture. Da lì in fondo appunto un senso di disagio che si prova, come tu, voglio dire, suoni il pianoforte e vuoi andare agli Uffizi? L'idea era quella. Ci chiedevamo anche, un fotografo che la ritratta frequentemente è stato Paolo Mussazzar Torre, che tipo di collaborazione si è instaurata tra voi? Lei ce l'ha con la collaborazione? No, guardi, intanto Paolo Mussazzar è un bravo ragazzo, ed è il mio sparring partner a biliardo, perde sempre perché non è molto bravo. E lui era il fotografo della Galleria Sperone. E le dirò che, spero che non ci sia, se no si offende, che il suo problema è stato che a un certo punto, a essere in mezzo a tanti artisti così, gli è venuto il complesso di inferiorità. E ha detto, io no? E un giorno ha deciso di trasformarsi da fotografo in artista. Ha tagliato una mela in due, l'ha fotografata e quello era, diciamo, il lascia passare per diventare un artista. Ha continuato a farlo, ma per noi era il fotografo che fotografava le mostre di Sperone, perché c'era bisogno del fotografo per fare i cataloghi, forse costava poco evidentemente in quel periodo lì, perché Sperone, insomma, non buttava via i soldi. E io gli ho fatto un lavoro con lui, che era un lavoro di fotomontaggi che mi ha fatto impazzire, anzi ho smesso di fare le foto proprio perché, non essendo io a realizzarle, l'idea di dipendere da qualcun altro mi ha stufato. E ho detto basta con queste fotografie. L'ho fatto per un po'. E Paolo mi ha, come dire, eseguito delle cose che gli dicevo, come un regista con un operatore, un fotografo. Considerando che Sperone, grandissimo collezionista e gallerista, nonché figura chiave di quegli anni, l'ha voluta giovanissimo fra gli artisti della sua scuderia, ci chiedevamo come lei avesse recepito le scelte espositive e collezionistiche anche di Sperone.
Ma le dirò che io, come dire, non è che lui mi abbia visto e ha detto tu sei arrivato, sei tu l'uomo, ti prendo con me. E sono io che sono andato da lui a propormi, perché esporre da Sperone allora era, come dire, esporre nella Serie A. E lui mi ha accettato subito, in questo ho avuto fortuna. Gli sono piaciuti i lavori, le cose che gli ho portato. E ho preso il primo assegno da lui, non era una cifra, però insomma era importante. E niente, da allora tutto è andato fino a un certo punto abbastanza bene. Un giorno sono arrivato con un pacchetto chiuso, c'era lui e il suo socio, diciamo che era Pierluigi Perro, era quello che metteva i soldi nella galleria. Io ho aperto questo pacchetto e era una lapide dove c'era scritto idiota. E ha avuto un tale successo, mi hanno chiesto altre lezioni, il multiplo, che ho capito in che situazione vivevo. Cioè, voglio dire, piacevano delle cose provocatorie e quindi a quel punto ho continuato a fare delle cose del genere, finché non mi sono stufato. Però, come dire, il rapporto con Gian Enzo, sa, lui era il gallerista, noi eravamo gli artisti, noi portavamo delle cose, lui ci dava degli anticipi, e, sperando che dimenticassimo poi di chiedere il saldo. E se lo vendeva ci pagava e andava benissimo, finché eravamo giovani, ecco. Gian Enzo è stato, Sperone è stata una figura importante per noi in quel momento lì. So, come Duran Ruelo, Vollard, no? Queste figure che senza le quali sarebbe stato più difficile fare l'artista, diciamo così. Quali sono le linee guida del suo mondo concettuale che strutturano tanto la sua ricerca linguistica quanto la sua pittura, da intendersi come pittura di concetto? Scusi, questa è una domanda troppo difficile. Cioè, a me la rende un po' più perspicua, oppure io non capisco proprio. Cioè, quali sono le linee guida? Sì. I miei paradigmi? I paradigmi della sua pittura, allora, del suo mondo concettuale. Allora, i miei paradigmi sono di eseguire qualcosa, quello è il lavoro però, lo spazzino pulisce la strada, io faccio dei quadri. E poi che susciti un'approvazione, una simpatia, questo lavoro nel pubblico, e che questa simpatia, questa approvazione si tramuti in denaro. Cioè che ci sia anche la vendita dell'oggetto. Ecco, questi sono i miei paradigmi. I miei obiettivi sono quelli, come diceva Hitchcock, quando faccio un film io voglio riempire la sala. Senza per questo calare le mutande, ecco, avendo anche quell'idea lì, diciamo, quel proposito, cioè non voglio arrivare proprio a, mi spiego? Vorrei mantenere un certo livello di libertà nell'esecuzione, però lo considero un lavoro, e il lavoro appunto deve, il nostro tipo di lavoro, dato che non arriviamo sotto uno striscione con scritto traguardo, arrivo, il nostro lavoro dipende un po' da quello che dicono gli altri. Gli altri decidono che è buono, che piace, che si può comprare, e quindi se funziona così va bene. Sono queste le mie linee guida, concettuali o pratiche, o pragmatiche, non lo so, chiami come vuole. Ritorno alla pittura. Sì. Lei appunto ha approdato alla pittura nel 1973. Retrospettivamente, potrebbe individuare e descriverci il momento e le circostanze in cui ha sentito l'esigenza di recuperare un linguaggio pittorico? Lei vuole proprio saperlo? Sì. Sul serio? Sì, perché a un certo punto la pittura? Io lo dico. È molto semplice, perché andavo nelle gallerie, no? Le solite gallerie, quelle che allora contavano e quelle che contavano un po' meno, Sperone, Toselli, Sargentini, eccetera, eccetera. Gli eccetera sono gli altri. E a un certo punto mi sono accorto che bastava andare in una galleria, se eri un artista, scrivere un numero sulla parete, 27,
magari buttarci un barattolo di colore e facevi una bella figura. Piaceva, il critico si faceva la recensione, pensavano che eri un genio. Insomma, tutto questo era diventato una maniera. L'arte concettuale, l'arte povera, la chiami come vuole, cioè la non pittura, insomma, espressione non pittorica, era diventato sinceramente qualcosa di ripetitivo, di noioso. Ecco, questa cosa qui mi ha fatto riflettere e sono arrivato alla conclusione che se proprio vuoi andare a finire agli Uffizi, prova a fare un quadro, no? Anche perché le dirò che da un piccolo ragionamento sono arrivato alla conclusione che non era morta la pittura. In realtà la pittura è dei colori su una tela, e se uno, voglio dire, dipinge, che ne so, questa bottiglia d'acqua minerale, è strano, ma si può fare in 10.000 modi, come siamo noi. Sì, siamo in tanti, abbiamo tutti un naso, le orecchie, i capelli, ma siamo diversi. Ecco, la pittura deve essere così. Chi la fa deve riuscire a essere diverso, e non è così facile come sembrerebbe. Perché in genere si tende o a copiare qualcuno, o a copiare la realtà. E lì è un errore, in entrambi i casi. Bisogna essere originali. Allora, Seurat farebbe la bottiglia a puntini, Vermeer la farebbe con la luce di una finestra, Rembrandt la farebbe con la luce del caminetto, Cézanne la farebbe a colpi di spatola, e così via. Bisogna arrivare a quello, tutto lì. Però io lo dico come se le confidassi un segreto, non ci si arriva se lo si vuole a questo, ci si arriva così, perché è fortunata. Cioè, chi dice io voglio arrivare ad avere uno stile, avere una mia maniera, avere un mio mondo, non basta, voglio dire, non tutti ci riescono, a qualcuno è dato. Ma è un colpo di fortuna. Cézanne, visto che ho fatto il nome di Cézanne, era uno che non sapeva dipingere. Se lei mette Cézanne insieme a Boldini, Boldini era uno che a 20 anni sapeva già far tutto, in un quadro così ci metteva un mondo. Cézanne è veramente proprio del tutto sprovvisto di talento, ma aveva una grande passione, la pittura. Era figlio del banchiere di Aix-en-Provence, non aveva problemi economici, ma non per questo era uno spendaccione. Insomma, tanto ci ha messo cuore, anima, lavoro, ricerca, che alla fine ha fatto dei capolavori ed è diventato più bravo di Boldini, che invece davanti, diciamo così, all'idea del grande successo, la frequentazione della nobiltà, la committenza di ritratti delle donne ricche e famose, ha un po' ceduto e quindi si è fermato lo scalino prima di Cézanne. Cézanne invece alla fine di, come dire, ribattere la testa contro il muro è riuscito a fare dei quadri straordinari. Ma ci ha messo tanto, dico, appunto, la passione è veramente più importante del talento, perché ti può portare dei risultati che il talento non ti porta. Oltre questo, c'era anche la volontà di ritorno alla pittura, era una volontà anche di sollecitare un pubblico che ormai era assuefatto alle provocazioni. Beh, certo, voglio dire, è chiaro che se uno, voglio dire, se il pubblico è abituato a una certa cosa e gli dai qualcos'altro, è chiaro che il pubblico reagisce in un certo modo. Nel mio caso, infatti, è stato così. Io ho avuto dei problemi quando ho fatto i quadri, perché da Sperone stesso, quando li ho portati, sono stati respinti in qualche modo. Mi sono sentito dire, ma è uno scherzo? È vero. Non dico i nomi, perché sono di persone conosciute. E qualche volta che arrivava un collezionista, magari veniva tolto quel quadro mio che c'era in galleria, veniva nascosto, perché Sperone aveva l'intelligenza di, come dire, di lasciarmi fare, ma però non voleva nemmeno perdere i clienti. Ed è per questo che io a un certo momento, dopo, se a qualcuno può interessare, ma penso di sì, a voi, che a un certo momento mi sono messo a fare le Sicilie, le Italie, dopo i San Giorgi, proprio per necessità, perché capivo che facendo le Sicilie d'Italia c'era la parola. Insomma,
è una cosa che poteva trovare un pubblico più facilmente dei San Giorgi e degli altri, dei Ercole, eccetera, eccetera. E quindi voglio dire, sì, è stato un problema inizialmente, però d'altra parte è anche, come dire, c'era da immaginarselo. Se fai qualcosa che gli altri non si aspettano, non ti devi aspettare una reazione positiva, però se ci tieni a farlo, poi arriva la reazione positiva. Basta avere pazienza. Non esistono artisti di valore nella storia dell'arte, non lo dico io, lo dice un famoso critico che si chiama Kubler, che ha scritto un libricino pubblicato in Italia da Einaudi tanti anni fa, che si intitola La forma del tempo, dove spiega che non ci sono mai stati artisti di valore che non abbiano avuto successo, sono stati sempre tutti riconosciuti dal pubblico. Certo, ci vuole un po'. Van Gogh si è ammazzato troppo presto, si è sparato a 37 anni, ha cominciato a fare dei quadri decenti da 3-4 anni, non poteva mica, anche se poi Van Gogh ha venduto tutti i suoi quadri perché li dava al fratello e lo manteneva. E quindi voglio dire, non è che viviamo in un mondo dove se fai una cosa decente il pubblico non la riconosca, però un po' di tempo ci vuole, anche per diventare generali, ci va un po' di tempo, non puoi diventarlo subito, no? Tutto lì. Lei e Paolini siete stati gli unici ad essersi occupati, seppur differentemente, di una teorizzazione della pittura. Paolini, teorizzazione della pittura. Paolini attraverso lo studio dei suoi elementi costitutivi. Con la stessa cautela lei ha svolto questa teorizzazione inizialmente con il distacco consentito dal mezzo fotografico e poi riprendendo in mano i mezzi della pittura con l'introduzione di elementi estraneanti che ne rendono esplicita la sua natura mentale. Ci potrebbe parlare di questa teorizzazione prima e dopo la conquista del mezzo, di sua riconosciuta paternità? No, io non posso parlare, io dico, ma voi così giovani parlate già così difficile? Non so, teorizzazione, la pittura, io non ho mai teorizzato, forse Paolini sì, ma io non ritengo che teorizzare, o voglio dire, parlare di pittura, è un lavoro, che è quello del critico, dello storico, io non lo sono, io faccio il pittore. Sì, come l'ha teorizzato attraverso la riconquista del mezzo pittorico. Sì, ma sì, d'accordo, no, vabbè, ma a parte adesso le mie battute, certo, la capisco, però voglio dire, vede, il lavoro dell'arte, io l'ho capito perché ho imparato tardi a nuotare, molto tardi, avevo già passato i 50 anni, e poi un giorno la maestra mi dice, adesso tuffati, e dico, no, io non lo faccio perché ho paura di farmi male. Ha insistito, mi ha detto, se ti metti così e cos'ha, vedrai che non succede niente, dritto, di piedi. E l'ho fatto. Ecco, dipingere è un po' la stessa cosa, ti devi tuffare. Se cominci a teorizzare, devo fare questo, devo fare quest'altro, perché Fontana ha fatto così, e mio nonno ha fatto colà, e io cosa farò? Cioè, io mi butto. E poi a teorizzare ci pensano gli altri. Mi dispiace, ma sinceramente io non ho mai fatto cioè sono contrario proprio al fatto di pensare alla pittura in termini teorici, perché non è il mio lavoro, non mi interessa spiegarlo. Sì, lei però, con ad esempio, quando l'autoritratto come Raffaello, questa teorizzazione comunque l'ha fatta. Ma no, io ho guardato l'autoritratto di Raffaello e ho detto, beh, mi piacerebbe fare un autoritratto che ha quel pathos, quella certa non so che, ci ho provato, però poteva anche non riuscire. In quel caso è riuscito perché è piaciuto, mi hanno detto che era bello, me l'hanno pagato. E quindi voglio dire, appunto, però, ma certo, tutti ragionano un po' sul lavoro, però mi creda, molto meno di quanto lei possa pensare, sa? Io sono stato in studi in casa di artisti dove c'erano magari due libri, Michelangelo e Fontana, e uno è a posto con quei due libri lì, c'è tutto. Non è così, no? Voglio dire, a me interessa la pittura, le dico, però più che altro così, per la ricerca di emozioni. Come quando leggo un libro, cerco delle emozioni. Ecco, a questo punto io corro qui perché ho sentito una cosa che mi interessa molto, il rapporto con i libri.
Salvo ha un rapporto, diciamo, molto intenso nei libri, non necessariamente con quelli di storia dell'arte, con la letteratura. Sì. Ci dice qualcosa di questo? Ma il libro è una bella cosa, non usarlo, diciamo così, è veramente un peccato, perché riempie i momenti di solitudine, aiuta a dormire e poi può raddrizzare anche un tavolo storto se lo si mette sotto. Può servire a tante cose un libro, perché in genere una persona, in genere, dà il meglio di sé quando scrive un libro, mentre nel parlato c'è le ripetizioni, per cui tu hai il meglio che un uomo voleva comunicarti, che sia uno scienziato, che sia un autore di thriller. Ecco, in questo senso il libro è un fratello, una compagnia, è qualcosa di... è la vita, no? C'è stato qualche libro che più di altri sia stato un suo compagno di strada, del passato, del presente? No, però c'è stato un libro che mi ha colpito perché ha, per esempio, un'unicità ed è della corrispondenza, brani scelti dalla corrispondenza con gli amici di Gogol. Quel libro lì mi ha colpito, un libro pessimo, un libro veramente illeggibile. Ma in quel caso Gogol, avendo già fatto un grande libro con Le anime morte ed altri, era veramente un autore di prima grandezza, una stella di grandi dimensioni, però a un certo punto la sua grandezza è stata tale che l'ha portato a voler scrivere un libro per la prima volta, credo, nella storia della letteratura, in cui l'autore passa per un immenso cretino. Perché in questo libro lui fa di tutto per passare per un idiota in purezza e ci riesce. E pochi lo sanno e pochi l'hanno interpretato in questo modo. Ecco, io interpretandolo in quel modo, siccome voglio dire un autore in genere, come ho detto prima, dà il meglio di sé in un libro, e normalmente si vuol passare per una persona intelligente. Quindi un autore che invece vuol passare per un idiota, io lo trovo veramente un obiettivo difficile da raggiungere. E lui ci è riuscito. Sì. Parliamo della ripresa della storia, che è presente nei suoi tre, ma è presente anche a questo punto, chiave concettuale, le dico, anche la domanda è questa, sì, nelle lapidi e nella la riscrittura dei testi, ad esempio la riscrittura della Divina Commedia. Sì. Lei come concepisce questa ripresa della storia? Come la vive? Ma noi viviamo dentro la storia. Voglio dire, la storia è il vissuto, l'avvenuto. Poi può essere interpretato anche, naturalmente, perché... se qualcuno parla di un avvenimento passato, che cosa fa? Ci dice cos'è realmente accaduto o ci sta dando una sua interpretazione? Ci sono delle scuole di pensiero in questo senso. C'è chi sostiene una tesi, chi l'altra, però noi siamo dentro la storia e non tenerne conto sarebbe pura follia, no? Voglio dire, tutto quello che è avvenuto oggi è già storia, no? Fa parte già del passato. Cioè sta in un posto che è esattamente lo stesso posto dove c'è Giulio Cesare, laggiù, nel passato. E come fare a meno del passato? Voglio dire, un rapporto, due persone stanno insieme per 10 anni, per 20, e poi un bel giorno tu non tieni conto che sei stato insieme per 10-20 anni. No, è un pittore importante Courbet, certo, però c'è sempre un eccesso di realismo in Courbet. Un eccesso di realtà. Giorgione. Sì. Giorgione? Faccio qualche nome così a casa. Giorgione è veramente è una stella di prima grandezza, veramente speciale. Poi ha fatto un quadro che pochissimi sanno. Che cos'è? È l'autoritratto di lui che ha già preso la peste e sta per morire. Si trova a Buffalo, non so come si pronuncia, nel museo di Buffalo. C'è questo ritratto di uno che proprio sta sudando e lui è riuscito a rappresentare se stesso ormai in preda alla peste e quindi è morto a 32 anni.
nato nel 78 e morto nel 10. E quello è un quadro veramente speciale, perché è che sia lui è facile capirlo confrontando questo ritratto con l'autoritratto famoso in cui è in veste di San Giorgio. È lo stesso viso, però in quel ritratto lì ha aggiunto veramente un'altezza vertiginosa. A proposito di autoritratti, per quasi tutti gli anni 70 la tua pittura è stata una pittura di autoritratti. Sì. Al di là di una motivazione banalmente narcisistica, sì. ce ne sono altre? No. No. Dunque, sempre diciamo assecondando una deriva narcisistica, cioè, non in questo senso, una qualcosa che fa pensare al mondo interno, eccetera. C'è nel tuo libro alcune frasi, io ho spigolato, ce n'è una che mi piacerebbe se tu ci assecondassi e ne parlassi un po' di più. Dici: le immagini hanno lo stesso spessore dei sogni, hanno in comune lo stesso tipo di vedere. A me questo piace molto, e ce ne potresti dire qualcosa di più? No, non credo, ma posso provarci. Ma l'immagine, io intendevo, per esempio, io adesso ho un'immagine, vedo voi, no? Nei sogni succede la stessa cosa, uno parla con qualcuno, gli dice come stai, dove vai, cosa fai. In quel momento lì ha la stessa forza. Sono immagini. E le immagini dei tuoi quadri in che misura hanno a che fare con col sogno, o più che col sogno, con l'emozione, con il... Ma io, come dire, tento di raggiungere un obiettivo quando faccio qualcosa. Tento, però mi sono accorto che al di là della propria volontà, del proprio desiderio, c'è qualcos'altro che mi sfugge, e che in qualche modo ha a che fare poi col risultato, però è, come dire, fuori dalla possibilità di analisi e di spiegazione. C'è anche un aspetto del genere. Io ho quasi l'impressione, delle volte, se ho finito un quadro, per esempio, e lo considero così, e poi lo guardo dopo qualche giorno, è come se qualcuno me l'avesse ritoccato e l'avesse migliorato, perché sul momento non mi sembrava buono e poi dopo un po' mi sembra buono. Allora, voglio dire, non è che di notte qualcuno va lì e me l'aggiusta. Perché escludere questa ipotesi? Voglio dire, se uno è in simpatia verso gli dèi gli aggiustano il quadro di notte e la cosa poi funziona. Ma la vedo come un gioco, una possibilità, però io ci credo un po'. Questo avere a che fare delle immagini più con l'immaginazione che con il mondo della fenomenologia reale, eccetera, spiega il perché tu non ti sia mai rivolto in modo immediato verso la natura per dipingere? Cioè, tu abbia trovato più soggetti nella storia, nella mitologia, nell'arte del passato, piuttosto che nel confronto diretto con il... No, ho tentato di fare anche una cosa che vedevo. E il problema è che una volta, leggendo un romanzo qualsiasi, c'era un personaggio che... una pittrice che incontra un altro personaggio e fa: cosa fai? Sto andando alla spiaggia a dipingere questo meraviglioso tramonto. Ma il tramonto, mentre lo dipingi, poi finisce, c'è la sera. Quindi come fai? È più veloce il passare del tempo che ci vuole per fare un tramonto. Non puoi metterti lì e dire: faccio... Nel frattempo tutto è cambiato. Le cose non fanno in tempo ad avere un'identità, che sono già altro.
noi stiamo viaggiando alla velocità di 240 in questo momento chilometri al secondo, cioè il sistema solare insieme al Sole fa il suo giro intorno al centro della galassia alla velocità di 240 km al secondo. Questo vuol dire che da quando siamo seduti qui a chiacchierare ci siamo spostati di 1 milione di chilometri. Quindi siamo altrove, un punto diversissimo, lontanissimo da dove eravamo partiti. Insomma, in poche parole, come se un'ora fa noi fossimo con la vista su Città del Capo e adesso siamo in Norvegia. E questo fa riflettere, perché dici, non fai in tempo ad afferrare la cosa che ti sfugge. Senza darne un'interpretazione psicologica, ma dandone un'interpretazione mentale, intellettuale. La storia sta a significare la stabilità, la natura sta, diciamo, a significare invece qualcosa che è talmente sfuggente che è inutile confrontarci. Ci provi. Ecco, noi ci proviamo. La storia in fondo è quello. È qualcosa che rimane, passano i millenni, passano i milioni di anni e poi abbiamo qualche reperto, e questo reperto c'è grazie al fatto che qualcuno, oltre che a mangiare, a bere, a dormire, a fare le solite cose che fanno tutti gli esseri viventi, abbiamo anche riflettuto su che cos'è tutto questo, e qualcuno ha scritto un testo, qualcuno ha fatto una scoperta, il fuoco, e qualcuno ha fatto una scultura, ecco. È un tentativo di fermare l'attimo. Parlando del tuo lavoro con loro, mentre preparavamo questo incontro, ci veniva da pensare, l'abbiamo trovato anche, lo dice qualcuno degli interpreti del tuo lavoro negli anni 70, che in quegli anni lì la ripresa della pittura fosse caratterizzata più che da una, come dire, da un'esibizione di bravura tecnica, da una voluta ingenuità, quasi è vero. Ironica, no? E ce ne puoi parlare un po' di questa... Ma visto che non era più, come dire, una volta bisognava frequentare le accademie, avere una certa tecnica, prima di poter dire di essere un pittore. Oggi, purtroppo, un certo tipo di arte ha consentito anche a chi non è capace di spacciarsi per un artista, perché si accetta anche l'opera che non è, ma questo non da oggi. Con Henri Rousseau abbiamo il maestro di questa cosa. Henri Rousseau è un artista interessante proprio perché non c'è la grande tecnica, soprattutto non c'è la tecnica scolastica, la tecnica accademica che era richiesta. Abbiamo una tecnica un po' sua, però ha raggiunto dei grandi risultati. E da lì, come dire, è consentito di fare anche cose, come dici tu, che sono apparentemente prive di una grande capacità tecnica, ma hanno qualcos'altro però. Portano con sé, hanno un carico, un contenuto che gli fa andare oltre all'aspetto tecnico. Non è fondamentale. La tecnica infatti può essere un pericolo, può rovinare un artista. L'eccesso di bravura, certo. L'eccesso di bravura, perché bisogna un po' nascondere la bravura, non bisogna mostrarla. Quando dicevo Boldini e Cézanne era quello, Boldini mostrava troppo la sua bravura. In fondo anche De Chirico è intenzionalmente ingenuo dal punto di vista tecnico, soprattutto nella metafisica, ma anche dopo, in fondo, sì. Malgrado quel che dice, eccetera, la sua è sempre una pittura ripensata sulla pittura, non è mai una pittura diretta, perché, no? Voglio dire, quello che tanti pensano che è una buona pittura è quella di tutti i bravi copisti che vedi nei musei. In tutti i grandi musei ci vedi della gente che è in grado di farti una bella copia, ma sono bravi a fare le copie, ma non a fare dei quadri. Appunto, la tecnica è davvero un'altra di quelle cose contro cui deve lottare l'artista nel suo, diciamo, percorso, perché è a rischio, può rovinare il lavoro. Io lo chiamo pulire il pollo, cioè il pollo non puoi metterlo con tutte le penne, tutto l'interiore nella pentola, no? Lo sanno tutti, va pulito. Ecco, un quadro
è un'operazione di, devi, veramente io dico, devi pulire bene il pollo. Quando guardi Morandi, capisci che lui il pollo l'ha strapulito, anche esagerando, voglio dire, c'era bisogno di togliere proprio tutto, tutto. Il pollo va pulito e l'abilità tecnica va nascosta, camuffata. Guai a palesarla, quello lo fanno già i copisti. Io ho detto tutto. Quasi, quasi. Noi ci chiedevamo, riflettendo sulla dimensione storica del marmo, delle lapidi. Sì. E anche sull'interpretazione in chiave celebrativa che lei ha dato generalmente nelle sue interviste, perché allora ha scelto di allestirlo orizzontalmente? No, guardi che quello è stato uno sbaglio, qualcuno per errore l'ha messa, ma io l'ho sempre, per me era un quadro, andava appeso, un paio di volte è successo che qualcuno l'ha messa per terra, ma io conosco uno che una volta ha messo il mio quadro sul soffitto. Vuol dire, ci sono le cose strane, però no, mi credo. Da questo è derivato tutta un'interpretazione. Ma no, come la Lombali, tutta una valenza. No, in genere nasce dalla pigrizia, non si vuole fare il buco nel muro, non si vuole mettere il chiodo, allora metti per terra e tutto fatto, però è una sciocchezza, veramente, a me mi innervosisce, però. Anche perché le lapidi pesano, quindi fare un buco nel muro significa metterci poi dei chiodi terribili. Ma io a Spoleto ho messo una di 2,5 metri per due che pesava, ci è voluto l'argano, ci sono voluti i muratori, eppure l'hanno fatto. Io sono ancora oggi stupefatto, veramente, perché hanno fatto un gran lavoro. E invece ci sono quelli che gli fa già paura la cosina piccola. Per terra sono, è al cimitero che sono per terra, mica qui siamo in una galleria, no? Quindi noi non evochiamo cose di questo genere. No.